Bueno, lo encontré en una librería en Florencia. Él tenía una maravillosa librería exclusivamente de poesía. Dice, me ha encontrado en una librería a Firenze porque yo poseedo una librería exclusivamente de poesía. Senza altri libri. Eso a mí verdaderamente me encantó. Lui è rimasto, insomma, gli è piaciuto molto questo fatto. Perché io sempre scrivia poemi desde che tenía, che non so, 15 anni. Dice perché ho sempre scritto poesia fino a quando avevo 15 anni. Non mi atrevia a pubblicarla. E no, però non era ancora, non aveva ancora pubblicato mai quando ci siamo conosciuti. Quando conosci a Bertolli, le leì un poema. Quando mi ha conosciuto, mi ha letto la sua poesia. Entonces él me propuso de publicar mi poesía. Y yo le he propuesto de publicarla. Yo le dije, bueno, si tú publicas mi poesía, te doy un mes de compañía para que vendamos el libro juntos. Allora lui mi ha detto, bon, se mi pubblichi le mie poesie, io ti regalo un mese della mia vita, così andiamo in giro insieme a leggere poesie. Y empezamos la aventura poética que dura hasta hoy. E abbiamo iniziato un'avventura poetica quella volta che dura ancora adesso. Esta luciérnaga dormida en mi ombligo, mientras el lomo de la noche esquiva los latigazos del alba. Questa lucciola addormentata nel mio ombelico, mentre il dorso della notte schiva le frustate dell'alba. Sí, porque yo me había levantado en la noche oscura. Perché si era alzato di notte, nella notte scura. Me acuerdo que ya no encontré la vela. E quella notte lì non ha trovato una candela. Stava in oscurità. E quindi era nel buio. E llegó una luciérnaga e se posò in mio ombligo. E arrivò una lucciola e gli si è posata sull'ombelico. Io sentì che questo insetto illuminava il mondo. E in quel momento ho sentito che quell'insetto stava illuminando il mondo. Este miedo con sus tentáculos negros, llevándome preso en la cuna. Hacia un mar de peces furiosos. Questa paura con i suoi tentacoli neri che mi porta prigioniero nella culla verso un mare di pesci furiosi. Porque mis padres trabajaban en la tienda y cuando ya cansados había un pequeño cine en la noche se iban al cine. Ah, perché i suoi genitori che lavoravano tutto il giorno all'interno del negozio, quando veniva poi sera e chiudevano c'era un piccolo cinema e andavano al cinema. Y yo estaba en la cuna llorando a gritos porque me sentía abandonado. E lui stava nella culla, nel lettino, piangendo perché si sentiva abbandonato. A gritos, porque me sentía solo abbandonado. Piangeva proprio con grida. Quizás por eso hice cine. Chissà, forse per questo ho cominciato a fare cinema. Por eso hago cine. Por eso hago cine. Per questo fa cinema. En mi inconsciente mis padres están viendo una película en el cine y yo estoy solo. Dice, nel mio inconscio i miei genitori stanno guardando un film al cinema e io sono solo. Entonces yo hago cine para que me vean. Quindi io faccio cinema così vengono a vedere. Me vengan a ver a mí. Così mi vengono a vedere. Me acabo de dar cuenta, Mi rendo conto ora, dice, di questo. Me ahorré 2 años de psicoanálisis. 12 anni di psicoanalisi. Quando abbiamo inventato la psiche? Quando da animali siamo diventati esseri umani? E mi sono posto questo problema. Ho cominciato a studiare un po' di antropologia, un po' di paleontologia, no? E secondo i dati che abbiamo in mano, quelli che si possono rilevare, potete rilevare in qualsiasi momento, il passaggio dall'animalità all'essere umano viene designato dalla paleontologia con caratteristiche morfologiche e fisiche molto precise. Dice, questa è una mandibola di essere umano, questa è una mandibola di uno scimmione. Cosa li differenzia? Per esempio, il premolare deve essere bicuspide, cioè a doppia corona, no? Mentre nelle scimmie antropomorfe è un canino. Allora, l'essere umano ha il primo premolare, che è bicuspide. Questa è una delle caratteristiche. Poi, per esempio, la mandibola, il prognatismo, è tipico dell'animalità e non fa parte dell'essere umano. Il mento prominente è una caratteristica che abbiamo noi umani, non fa parte dell'animalità. Trovatemi un animale che abbia il mento prominente come il nostro. Non c'è. Allora, abbiamo inventato evidentemente il mento, il premolare bicuspide
e il non prognatismo, un'altra caratteristica tipica mi è inventato la fronte. Gli animali non hanno fronte, perché la massa cerebrale, chiaramente nostra, è aumentata, no? È la conformazione del cranio in particolare, soprattutto la fronte. Quindi diciamo che noi umani abbiamo il mento, i premolari bicuspidi, la mandibola un po' arretrata e una bella fronte. Secondo la paleontologia questo, non sto parlando. Chiaro, abbiamo una massa cerebrale più grande. Ma è una delle cose che ci hanno passato, anche a me da bambino mi dicevano, noi abbiamo il cervello più grande. Sai di quanto si differenzia da una scimmia antropomorfa, in particolare lo scimpanzé? Niente. Sanno, la massa cerebrale, noi abbiamo 1300 centimetri cubici, no? di massa cerebrale. Uno scimpanzé ce n'ha 1296. Siamo lì. Una scimmia antropomorfa, un gorilla, uno scimpanzé, cioè quelli che sono più vicini a noi come primati, no? Hanno un quoziente intellettivo che spesso supera l'80. Capite che roba interessante, no? Ah, che cos'è che ci differenzia da questi qua? Sono uomini o esseri umani un po' stupidi questi qua, perché oltre gli 80 di quoziente intellettivo è forte, Sono uomini appena un po' stupidi. Perché noi siamo diversi, a parte le caratteristiche morfologiche? Sapete un altro aspetto che è molto interessante, che ci differenzia sempre dalle bestie? Nessuno ci pensa a queste robe. Le scimmie antropomorfe, che sono quelle più vicine. Noi abbiamo una sessualità continuativa. La femmina dell'essere umano è disponibile sessualmente sempre. Nelle scimmie antropomorfe, per esempio uno scimpanzé, femmina, si accoppia per l'1% della sua vita. Niente. Perché cosa fanno? Il sesso ha evidentemente un'esigenza che è prettamente riproduttiva. Non si accoppiano finché i cuccioli non sono svezzati e poi vanno in calore. Le nostre femmine, voi, siete tante qua, no? Non andate in calore. Avete una sessualità continuativa. Siamo passati dall'estro, due volte l'anno, alla sessualità continuativa. Anche questa è una differenza fondamentale. Volete saperne un'altra che è micidiale? Che non ci si pensa mai. Noi parliamo. Gli altri non parlano. Sembra di scoprire l'acqua calda, però non ci si pensa mai. E poi un'altra cosa fondamentale. In natura, negli animali, non esiste il padre. Il padre che si occupa dei figli non c'è. Vi rivelo una cosa fondamentale. L'altra differenza che esiste rispetto a tutti gli altri mammiferi è che le nostre donne, voi, provate orgasmo. In natura le femmine non hanno orgasmo. Non esiste l'orgasmo. Possono provare una qualche lontana forma di godimento, ma lontana proprio. Sembra quasi che soffrano quando si accoppiano, poverette, no? Le femmine e i mammiferi. E però nessuna ha l'intensità che ha un orgasmo femminile della nostra specie. E la cosa ancora più interessante, come sapete, l'orgasmo femminile, se non è naturale, vuol dire che è una cosa psichica. È nata con la psiche, l'orgasmo femminile. E se è nato con l'orgasmo femminile, con la psiche, ciò che dipende o meno la possibilità di far provare un orgasmo a una donna o di provare un orgasmo per una donna è una questione prettamente psichica. Da qui abbiamo già detto tutto, no? Le donne possono godere o non godere, è una questione di testa. L'uomo può eiaculare, può godere solo con l'orgasmo e quindi può eiaculare, può riprodursi solo se prova l'orgasmo, altrimenti non si riproduce. La donna può riprodursi anche senza orgasmo, è una differenza fondamentale. E se è vero questo, vuol dire che l'orgasmo femminile è un'invenzione psichica che la donna, la femmina, ha ereditato e mutuato dal maschio. Perché? Che cosa serve? Serve a unire di più la coppia. Come tutto ciò che la disponibilità sessuale continua della femmina, che caratterizza la femmina umana rispetto a tutti gli altri mammiferi, è nato per cementare di più la coppia, perché dal punto di vista
del mantenimento della specie, la coppia monogamica garantiva di più la sopravvivenza dei figli. E come potevi tenerti accanto un uomo stabilmente? Rendendoti disponibile sessualmente costantemente. Siccome i maschi hanno sempre avuto sta fissa dell'accoppiamento, proprio la fissa, come ce l'hanno tuttora in natura, diventano matti i maschi, no? Quando c'è una femmina in calore. Allora dice, se io sono disponibile sessualmente sempre, in sostanza gliela do quando lo vuole, questo qui mi sta accanto sempre. E così è stato, piano piano. Ora non possiamo immaginarci quanti tentativi sono andati male, perché ogni tanto uno... Però studiando le famiglie, voi andate a vedere che le principali ragioni dello sviluppo di quello di cui vi parlerò, che si chiama modello psicogenealogico, che in ogni famiglia c'è, una delle principali ragioni per cui un sistema si paralizza e obbliga i suoi componenti a rispondere costantemente nella stessa maniera, che sono le famose ripetizioni dell'albero, uno dei principali motivi è sempre di natura sessuale. Succede un evento di natura sessuale, un abuso, per dirne una. Guardate che un abuso non è solo che un uomo padre abusa della figlia, o un fratello, o uno zio, eccetera. Un abuso è anche quello che è successo purtroppo molto spesso, dove un uomo fa fare a una donna 20 figli. 20 figli sono almeno 40 anni solo a rimanere incinta a partorire. E che è chiaro che non la tratti da donna, la tratti cosa? Da bestia, da animale, no? Se succede a un certo punto dell'albero un inceppo di natura erotica, eros, che può essere un abuso, può essere quello, oppure un'altra cosa fondamentale che ha a che fare con la vita, si chiama thanatos, morte, o eros o thanatos sono alla radice di tutte le risposte omeostatiche del sistema, che obbliga tutti le persone a reagire esattamente in quel modo. Quindi a perdere completamente di vista ciò che è la caratteristica fondamentale dell'umanità, cioè la risposta creativa, psichica, che ci caratterizza come specie. Siamo come bloccati all'interno di un sistema. Questo sistema prevede che, siccome c'è un evento di natura essenzialmente erotica, cioè eros o thanatos, che blocca la mancata elaborazione di un lutto, per esempio, e i lutti sono le cose più difficili da elaborare, una persona cara che ti muore, sono un bambino, mi muore il padre che ho 3 anni, come faccio a elaborarlo? Guardate, i lutti non elaborati provocano un divieto di parlare di quella cosa perché ferisce. Ferisce mia madre, perché è rimasta vedova precocemente, ferisce me, perché ho ricevuto questo. Normalmente o lo copro con una leggenda questa cosa e ne parlo tramite un mito, ma il mito in questo caso ha il compito di coprire, non ha il compito di catartico, no? Come hanno tutti quanti i miti. Se lo copro in quel modo, provoco una violenza sui miei futuri figli. Perché il non detto e il segreto di famiglia ingenerano fantasmi, fantasmi psichici che provocano dei disastri nelle nostre vite. Quello che voglio dirvi è, tramite questa premessa, è che questo equilibrio fra maschile e femminile, che è un'invenzione creativa, significa che l'invenzione di ciò che non è naturale, cioè che è psichico, spirituale, chiamiamolo così, che ha determinato il nostro successo evolutivo, viene trasmessa come possibilità. Tramite che cosa? Tramite, no? Il succedersi delle generazioni, un uomo e una donna si incontrano, se è vero che la riproduzione evolutiva della specie fa ereditare ai figli le migliori risorse che abbiamo a disposizione, che abbiamo inventato per il proseguimento e il mantenimento della specie, per l'adattamento all'ambiente, uno degli strumenti principali che abbiamo inventato è proprio la psiche. Il padre, ma il padre buono, non il padre, La cultura, il modo di affrontare creativamente l'adattamento all'ambiente. Le mutazioni dell'ambiente richiedono sempre degli adattamenti evolutivi, che siccome noi circa 2 o 3 milioni di anni fa abbiamo inventato tutto quello che abbiamo detto, lo continuiamo a far ereditare nel patrimonio genetico anche alle generazioni che vengono dopo.
un'equipe di genetisti svizzera, sto parlando di neanche un mese fa, ha pubblicato un articolo su una rivista scientifica che ha fatto il giro del pianeta, perché sono cose che io dico almeno da 20 anni. I traumi si ripetono ogni 3 o 4 generazioni. Cioè, ogni 3 o 4 generazioni di che compongono una famiglia, se un trauma avviene qua sopra, ponete nei bisnonni, ne fanno le spese le generazioni che seguono, se il trauma non è risolto. L'hanno sperimentato con i topi, l'hanno sperimentato con donne, vedere nelle generazioni successive, donne abusate, nella 3ª, 4ª generazione successiva, queste donne abusate, siccome era stato molto molto forte la cosa, avvenivano costantemente delle psicosi gravi. L'hanno dimostrato, è patrimonio genetico, capite? Così come noi ereditiamo biologicamente i caratteri ereditari dei nostri progenitori, ereditiamo anche i caratteri psichici. E quali caratteri psichici? Dopo ci arriviamo. Ereditiamo soprattutto non tanto le caratteristiche fisiche, eccetera, questo lo sappiamo, no? Perché i colori degli occhi e tutta roba varia, ma ereditiamo soprattutto ciò che non è stato risolto nelle generazioni precedenti. Guardate che è importante, perché se voi andate a vedere un albero genealogico, schematizzato chiaramente, no? Senza andare a... non possiamo mica sapere che cosa è successo ai nostri bisnonni, le caratteristiche qualitative del carattere. Così può arrivare un'informazione, è una donna forte, una donna così, no? Ma mica possiamo decodificare come recepiva il mondo, i sentimenti, non lo sappiamo. Però abbiamo dei dati che ci fanno capire, e i dati che ci fanno capire quello che è successo lassù, come vedremo oggi pomeriggio, sono già all'interno della nostra fratellanza, quello che io chiamo sottosistema della fratellanza. Da quello che siamo noi possiamo capire cosa è successo prima. È facile. Dici, facile, non è facile. Da studiarci su. Però, come vi dicevo, io ho unito la biologia, vale a dire lo studio dei sintomi, con la composizione, eccetera, poi vi farò fare degli esercizi in merito, no? Io vorrei che stasera andiamo fuori tutti quanti col proprio albero, voi, col vostro albero, fatto proprio, no? E con un minimo di decodificazione della lettura. Però andiamo per gradi. Devo finire la mia premessa. Questo equilibrio difficile fra maschile e femminile è una forza. L'invenzione della psiche è una forza, una grande risorsa evolutiva. Questa risorsa evolutiva fa parte di ciascuno di noi, perché fa parte della razza umana, della nostra specie. La famiglia trasmette questa risorsa. Quindi bisogna ringraziarle, perché è così che si riproduce la vita, è così che abbiamo la possibilità di affrontare il mondo dotati di risorse fondamentali che sono dentro di noi. Però queste risorse, che dovrebbero essere libere di manifestarsi, spesso vengono soppresse, occultate. Da che cosa? Da sclerotizzazioni che le generazioni imprimono al proprio modello. Vale a dire che se io nasco con un padre e una madre che hanno delle particolari turbe, io nasco con delle turbe, volente o nolente. Però mi trasmetto al contempo anche questa risorsa evolutiva fondamentale di cui abbiamo parlato. Se io attingo a quelle, divento me stesso e sono libero di andare nel mondo. Però l'obbligo di essere amato, l'obbligo di essere accettato, l'obbligo quindi di amare i miei genitori e di essere inserito in un clan, fa sì che io occulto, se loro mi dicono, reprimo questa tendenza evolutiva fondamentale che io chiamo archetipo. Gli archetipi sono qualcosa che si corrispondono a tutti quanti, e lì va ringraziato Jung, che l'ha detto per primo. L'archetipo è collettivo, va al di là delle differenze, no? Mentre i modelli genealogici che si compongono nell'arco delle generazioni sono spesso differenti per ciascuno, in realtà sono quasi sempre uguali, però si sclerotizzano dei modelli. Essere uomini significa essere questo, essere donne significa essere quest'altro.
Ponete il caso, facciamo un esempio, di una bisnonna, una qualsiasi bisnonna, che viene violentata dal padre. Poniamo solo questo, una bambina. Come fa a crescere bene questa bambina, poverina? Quantomeno quello che le viene radicalmente impresso dentro è che gli uomini sono brutti e cattivi. Quantomeno, per non dire che sono proprio degli stronzi. Come fa a fidarsi di un uomo questa donna? Però, avete visto come va la vita? Incontra un uomo, probabilmente se va con un uomo o è sul modello di suo padre, cioè un violento, oppure deve essere per forza uno che deve pagare qualcosa. E lei glielo fa pagare. Classico esempio, no? Lo comanda a bacchetta, dice sempre sei inutile, sei vedi, non lavori, non fai niente, sei incapace, no? Sadomasochismo di coppia. No, un classico, proprio. Vi immaginate se fanno dei figli questi? Vi immaginate se fanno dei figli? Che cosa significa? Significa che se fanno dei figli ci saranno femmine e maschi. Poniamo l'esempio di una femmina. Il messaggio che la madre gli passa immediatamente è ti devi difendere dagli uomini. Quindi questa, senza nemmeno saper perché, va in giro nel mondo con una ritrosia all'avvicinamento dell'uomo, perché gli fa paura. E non sa nemmeno lei perché, perché è una storia di sua nonna, di sua madre. Probabilmente vengono delle femmine, perché se gli uomini sono colpevoli non li metto al mondo, i maschi. Se metto al mondo un maschio, è quasi certo, se c'è un abuso su di lei, da parte del nonno di questo figlio, quello lì deve pagare. E paga, eh? È inevitabile che paghi. Dice, poverino è morto in un incidente, a 30 anni. O 26, o 40. Poverino. Poverino, no poverino, perché lui non c'entrava niente. È chiaro che è un poverino. Però la fedeltà al clan familiare, al modello genealogico, fa sì che una persona, i figli, pagano sempre. Ivan Bozzormeni Nagy, nome quasi impronunciabile. Lealtà invisibili, ha scritto un libro un po' di tempo fa, che ha parlato dei debiti e dei crediti di famiglia. Ha detto che le famiglie sono composte come un grande libro, una partita doppia, no? Dare, avere. Quella donna abusata è in credito di qualcosa, eh? Perché qualcuno glielo deve pagare quello scotto che ha pagato con la sua vita, nella sua vita. Chi lo paga? Non certo quello che ha consumato l'abuso, perché quello è là sopra di lei. Pagherà sicuramente qualcun altro. Alla fine uno deve riscuotere, un altro deve pagare, un altro deve riscuotere, eccetera. Alla fine tiri il conto di tutte le persone su chi deve dare, chi deve avere, c'è uno scompenso. Qualcuno deve pagare. Chi paga? I figli. Sempre i figli pagano. Chiaro che noi siamo figli, prima di essere genitori. Quindi paghiamo anche noi. Però cosa succede? Anche i nostri genitori sono figli, prima di essere genitori. E anche i nostri nonni sono stati figli, prima di essere dei genitori. E anche i nostri bisnonni sono stati figli, prima di essere genitori. Chi paga è sempre l'ultima generazione. L'ultima. Dove cascano i debiti e i crediti di famiglia. Vi siete mai chiesti come mai spesso, no? Dice, ma io non so che cosa mi succede. Penso di star bene. Arriva, che ne so, come si chiama, quelli che discuotono forzatamente lì, l'Equitalia. Mi ha dato una cartella dell'Equitalia, 20.000 euro da pagare, pensavo di stare finalmente in pace, cazzarola, no? Dopo vai fuori con gli amici, andate a mangiare una pizza insieme, eccetera, eccetera, a un certo punto spariscono tutti, ti resta a pagare a te, no? E paghi sempre persone che pagano costantemente. Mi siete mai chiesto? Perché il compito che gli ha dato l'albero genealogico è di pagare per tutti. Ora, sto facendo esempi eclatanti con i soldi, ma ce ne sono... Si paga con la vita, molto spesso. Le malattie non sono altro che l'esito, chiaramente secondo i conflitti filogenetici, ricapitolati in ontogenesi, secondo la matrice embrionale dei nostri tessuti, eccetera, eccetera, faremo un rapido excursus anche su questo, ma sono dettati dai debiti e dai crediti di famiglia. E tutti i debiti e i crediti di famiglia non sono altro, come vi accennavo prima,
che eventi di Eros o di Thanatos che si sono verificati a un certo punto dell'albero. Tutto era chiudibile in queste due semplici cose. Freud aveva ragione. Ha sbagliato tutto, ma aveva ragione su questa cosa.